Amici di Horeca News, bentornati. Oggi siamo a Napoli, è il 2 luglio e ci troviamo nella Sala Italia di Castel dell'Ovo per il convegno L'Oro Verde. Siamo in compagnia del dottor Rosario Carafa, uno degli organizzatori del convegno. Buongiorno Rosario e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per questa possibilità, grazie. Intanto, perché L'Oro Verde? Perché questo convegno? Ma soprattutto perché a Napoli? L'Oro Verde è sicuramente importante come intestazione del convegno perché volevamo fare un focus diciamo sulla regione Campania, perché i dati sono impressionanti di importazione di caffè verde. Dal 2015 al 2020 riscontriamo aumenti del 38% di caffè verde importato, quindi un bel focus, un ottimo successo, e questo richiedeva sicuramente una particolare attenzione per richiamare tutte le necessità che ci sono nell'ambito della filiera, dall'origine quindi fino alla tazzina, perché era importante fare un focus su queste questioni. C'era bisogno di parlare di caffè, c'era bisogno di vedersi dopo la pandemia, quindi un'ottima occasione per parlare di caffè in tutte le sue sfaccettature. Ci sono le basi per andare a realizzare questo convegno anche il prossimo anno, anche i prossimi anni, considerando che il tema è particolarmente sentito, la partecipazione è stata estremamente compatta, sono intervenuti davvero in tantissimi, anche oggi vediamo che la sala è gremita. Assolutamente sì, abbiamo preferito fare due giorni di convegno, il primo giorno dedicato un po' più agli aspetti tecnici, quindi siamo partiti dai processi dell'origine, dalle coltivazioni, abbiamo fatto un focus sulla supply chain, abbiamo fatto un focus sulla borsa, sono intervenuti molto cortesemente alcune autorità importanti della sanità marittima, della dogana, che ci hanno spiegato quali sono oggi i processi di controllo. E poi oggi abbiamo voluto dedicarla sostanzialmente ai processi di estrazione. Oggi è un giorno più tecnico, ma abbiamo voluto sensibilizzare gli operatori del settore, le caffetterie, coloro i quali sono in prima linea per esaltare questi profumi e questi aromi del nostro amato caffè. Quindi era importante fare questo focus proprio su questo fatto tecnico. Naturalmente è nostra intenzione, pur non essendo noi operatori diciamo diretti del mercato da un punto di vista di torrefazione o di trader, ma siamo ovviamente operatori logistici, siamo specializzati nella supply chain, e quindi ci sembrava giusto portare questo messaggio da Napoli, perché Napoli deve diventare sicuramente un punto di riferimento nazionale. Il messaggio è un'apertura nazionale, riconoscimento di tanti sacrifici che oggi i nostri operatori a tutti i livelli impiegano per far sì che questo prodotto sia sempre in prima linea su tutte le questioni, anche e soprattutto quelle qualitative. La nostra intenzione naturalmente è quella di farlo anche l'anno prossimo, di farlo ogni anno, perché riteniamo che ogni anno ci sia qualcosa da mettere in evidenza, fare il resoconto di un anno a tutti i livelli, e quindi è importante riproporlo ogni anno anche su altre tematiche del nostro settore, perché riteniamo che ogni anno debba essere valorizzato e bisogna fare il punto della situazione, ma sempre in un'ottica di dare il nostro sostegno da Napoli a livello nazionale per tutti gli operatori della filiera. Molte grazie a Rosario Carafa, e ora è il momento di fare una o anche due domande a Francesco Costanzo, presidente dell'Associazione Maestri del Caffè Espresso Napoletano. Francesco, buongiorno e benvenuto dinanzi ai microfoni di HorecaTV.it. Intanto, quanto sei contento di questo evento? Allora, sono contentissimo di questo evento perché oggi Napoli è riuscita ad organizzare un evento così strutturato con veri professionisti del settore, e quindi oggi Napoli c'è, ed è importante che è stato realizzato proprio a Napoli, perché Napoli, diciamo, come la patria del caffè,
ma adesso abbiamo dato un forte messaggio, un forte segnale che Napoli c'è e possiamo dare un contributo anche a livello nazionale. Un contributo che continuerà con altro evento che tu stai organizzando per il mese di ottobre. Ce ne hai parlato poco fa in camera, Caritatis. Di cosa si tratta? Allora, in pratica si tratta di un nuovo record che io sto organizzando. Non so se lo ricorderete, il 2019 ho fatto un record di 703 caffè in un'ora. Quindi oggi stiamo già organizzando con Renato Rocco, anche con Oreca News, e a ottobre ci sarà un altro record, però io adesso sono in qualità non di sfidante, ma sono in qualità di diciamo coordinatore delle preselezioni, quindi farò un tipo di come devo dire, un regista per chi vuole poi andare in finale, quindi sarà una bella battaglia dura e siamo contenti di annunciarlo proprio qui a questo grandissimo evento del Polo del Caffè, l'Oro Verde, e soprattutto siamo contentissimi di sponsorizzarlo anche attraverso Oreca News. Grazie a Francesco Costanzo, è il momento di Gelsomina Prositto, la responsabile di produzione del documentario Caffè, che ci spiegherà in un minuto che cos'è questo teaser. Allora, oggi qui abbiamo presentato finalmente il trailer di Caffè, storia di una ribalta napoletana, che è un documentario appunto incentrato sulla venuta a Napoli del caffè, dell'adozione che la città partenopea ha fatto di questo culto che poi è diventato di fatto un simbolo, ma è anche un'analisi scientifica di quelle che sono le proprietà biochimiche, se vogliamo, di questa materia prima e delle sue rivisitazioni poi in chiave contemporanea, quindi abbiamo anche chef stellati, bartender che ne presentano poi diverse appunto reinterpretazioni. Caffè è stato un viaggio lunghissimo iniziato prima della pandemia, ma nonostante diciamo i vari stop a cui il Covid ci ha costretti, siamo riusciti a portare a termine questo film, sperando che presto possiate vederlo nelle sale. Grazie Gelsomina, grazie per il contributo, un teaser che avrete modo di vedere prossimamente. Avete giusto guardato qualche assaggio mentre lei ne parlava, e ora è il momento di Paola Campana, una coffee specialist appunto campana di cognome ma anche di fatto. Paola, sei la benvenuta, perché qui oggi a L'Oro Verde. Grazie Fabio, per me è un onore oggi partecipare a questo convegno L'Oro Verde. Io oggi sono presente perché ci sarà un mio intervento sulle nuove tendenze delle caffetterie e su una Napoli, comunque una regione, la Campania, che sta cambiando nel mondo del caffè, dove si affacciano nuove tendenze, nuove caffetterie, caffetterie dove ci sono nuove proposte, quindi non soltanto il classico espresso ma estrazioni alternative, e per cui sono lieta di rappresentare questo settore e ringrazio coloro che mi hanno invitato a partecipare a questo importante evento.